Sono contento di iniziare questo cammino con la Chiesa di Pozzuoli, ma sono contento soprattutto di aver raccolto il testimone da Monsignor Pascarella e continuare un cammino. Sono consapevole che non si inizia da zero, ma mi inserisco in un bel cammino di Chiesa, della Chiesa di Pozzuoli, e questo credo che sia bello. Ecco Don Carlo, cosa si aspetta da Pozzuoli e cosa spera di dare a Pozzuoli? Spero di camminare insieme. Ecco, l'aspetto più bello è l'essere Chiesa. Siamo Chiesa e siamo chiamati a percorrere insieme le strade che il Signore ci indica, in piena comunione con la Chiesa e con il Papa. Allora un augurio e un bocca al lupo. Grazie. Grazie. Questa è la Varcadura da noi. Lo conosciamo bene da più di 20 anni. Cosa si aspetta? È stato sempre un bravo parroco. Molto buono, molto bravo. Siamo contenti di averlo, siamo contenti. L'abbiamo conosciuto da poco, però siamo contenti di averlo. Credo che sarà il vescovo di tutti noi, di tutto il popolo, non solo il popolo italiano e internazionale, perché stiamo tantissimi qua, e quelli che credono sanno che Chiesa aiuta e lui come vescovo è nostro padre. Viene la gente che faccia bene il suo mandato, il suo magistero, anche perché la cura di Pozzuoli è impegnativa, è una cura molto grande. Per cui io mi auspico che Monsignor Carlo Villani, Sua Eccellenza, possa fare un bel lavoro, perché lo vedo motivato, lo vedo bene, devo dire la verità. Mi associo a quello che diceva l'amico Antonio, quando anche per l'età il nostro vescovo è abbastanza giovane, quindi credo che abbia un lungo mandato avanti e credo che possa fare bene, veramente. Insomma. Bene.